Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questo è un caso veramente particolare che mi ha particolarmente scioccato perché è avvenuto in uno dei quartieri a luci rosse di Kabukicho e ha visto un caso in cui un ragazzo è stato addirittura sciolto nell'acido. Questa è una storia veramente triste, piena di intrighi, che spero potrà intrattenervi. Vi dico già che i video che registrerò oggi, non so in realtà quando saranno pubblicati, ma saranno gli ultimi video che registrerò in questa stanza, perché proprio domani farò un trasloco e nella prossima casa potrò dedicare un'intera stanza a YouTube e i contenuti che porto in realtà di ultimo anche su Facebook, quindi spero di poterla allestire al meglio. Se avete dei suggerimenti per sfondi o cose che dovrei mettere, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti e ditemi come vorrete che arrederò il mio sfondo per i prossimi video. Non vedo l'ora di iniziare. In ogni caso, allora, iniziamo subito con questa storia. Oggi parleremo dell'omicidio di Tsuchida Masamichi, un osto veramente famoso che tra l'altro è apparso anche più volte in televisione. Gli osto, per chi non lo sapesse, sono quelle persone che con cui potete trascorrere magari del tempo assieme bevendo del sake, quindi insomma un po' tutti i tipi di alcol, pagando anche delle cifre molto consistenti. Spesso, ma non sempre, si instaurano comunque una specie di relazione platonica, per lo più, ma non sempre del tutto platonica, tra clienti e questi osto. In TV, in ogni caso, quello che più attraeva era il fatto che fosse veramente bravo non solo a fare l'osto, quindi a intrattenere queste ragazze, per lo più ragazze, non sempre ragazze necessariamente, vabbè, 99.9% sì, ma non è detto, ma anche per le sue capacità manageriali, e infatti aveva tirato su proprio un'intera catena di osto club e faceva veramente tanti tanti soldi. Lui inizialmente aveva iniziato la sua attività a Kabukicho, quindi a Shinjuku, nel cuore proprio di Tokyo, e inoltre ha aperto una sua attività anche nell'area di Tama e più precisamente a Hachioji. Per chi non sapesse che cosa sia uno host club, sarebbe praticamente il corrispettivo al maschile di quello che è un hostess club. È un locale dove le donne vanno per essere intrattenuti da questi bei ragazzi che le coprono ovviamente di attenzioni. E in questi locali molto spesso, anzi oserei dire sempre, c'è tantissima rivalità tra i vari dipendenti, tra i vari componenti che fanno parte di questo cast di hosto, e c'è sempre una specie di ranking e tutta una gara per essere il numero uno. Tsuchida era il preferito del locale, quindi il number one, e per questo motivo era considerato non solo un hostess ma un carisma hosto, e lui stesso si darà il nome di imperatore della Tokyo d'Ovest. Tsuchida tuttavia scomparirà il 22 di novembre del 2010, e lui, pensate, che aveva detto agli amici proprio in quel periodo che se lui un giorno dovesse sparire, andate subito praticamente a pensare male, cioè qualcuno mi ha fatto fuori o mi ha fatto sparire. Immaginatevi l'ansia. Sostanzialmente quello che lui diceva è che se l'avessero ucciso non doveva essere una cosa di cui, diciamo, meravigliarsi. La moglie ne dichiarerà la scomparsa e così la polizia inizierà a investigare su questo caso. Tuttavia la polizia, investigando su questo caso, si renderà ben presto conto che questo osto aveva ben più di un nemico. Era una persona anche estremamente malvista. C'era chi diceva che questo uomo avesse dei rapporti con la Yakuza e anche chi sosteneva che ne facesse parte. C'è anche chi diceva che in realtà era entrato in brutti rapporti con la Yakuza perché deve aver alzato le mani con alcune donne di alcuni membri in senso carnale, e per questo motivo si riteneva che fosse stato punito appunto con il taglio del dito. Vi dico già che questo caso è stato trattato anche sul canale Rome Tokyo One Way, e molto presto spero che riusciremo a fare una live al riguardo di questo caso, perché c'è veramente tanto di cui vorrei parlarne anche con lei. Di
questo caso, come diceva anche Claudia, non ci sono moltissime informazioni né in giapponese né in inglese, è veramente difficile reperirle e molto spesso queste informazioni che siamo riusciti a trovare sono anche discordanti tra loro. La polizia ha iniziato quindi a investigare su che cosa potesse essere successo, iniziando a interrogare amici e conoscenti. Molte persone hanno risposto dicendo cose come "ero un bastardo", oppure addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che il numero di persone che vorrebbero vedere questo uomo morto sono di un numero di almeno 3 cifre, quindi almeno più di 100 persone. La polizia si renderà quindi conto che c'erano troppe piste e troppe persone che volevano far fuori questo uomo e quindi ha preso una decisione, andando quindi a Likan, che è proprio quell'hosto club a Hachioji che Tsuchida aveva in cogestione con un tale Eiichiro Kenji. E dalle camere di sicurezza che c'erano appunto sulla strada, la polizia è riuscita a notare che in un determinato giorno, appunto il 22, si vede proprio questo Tsuchida che entra in questo host club ma di lì non ne esce più. A questo punto la polizia sceglie di fermare sia il cogestore che un osto che lavorava in quel locale. Entrambe verranno portati in caserma. Saranno interrogati, ma entrambe resteranno completamente in silenzio. I due testimonieranno anche il fatto di essere stato, a detta loro, picchiato nel tentativo appunto della polizia di estrapolare una qualche forma di informazione da queste due persone. Nessuna di queste voci comunque è mai stata confermata. Queste due persone sono rimaste in silenzio perché dicevano che il corpo non si trova e nella loro testa il discorso era: la polizia non ha un corpo e quindi non possono fare nulla per poterci arrestare. Infatti verranno solamente condannati per la distruzione del cellulare e per questo è stato condannato il 26enne Abe. Quello di cui la polizia ben presto appunto si è resa conto, che era anche quello che probabilmente avranno pensato i due che sono stati portati in caserma, era che non avevano la prova tangibile, cioè non c'era un corpo e quindi non avevano nessuna prova che poteva essere portata davanti a un tribunale e a un giudice. Non c'era proprio modo quindi di poter aprire un vero e proprio processo. Tutte le prove si limitavano ad essere circostanziali. Nessuna era la prova fisica, tant'è che nemmeno c'era il cadavere. Le pressioni che sono state fatte alla polizia continuavano ad aumentare. Tuttavia la polizia ha scelto, per una volta tanto, di continuare queste indagini ma sottotono, senza fare troppo parlare i media e pubblicizzare, perché comunque si sa che spesso quando ci si mettono in media e mezzo tante volte rendono tutte queste indagini, anche il trovare un colpevole, molto più difficile. Pensate che queste loro indagini andranno avanti per 2 anni e 10 mesi, cioè, o per meglio dire, ci sono volute 2 anni e 10 mesi prima che hanno potuto trovare una pista che avrebbe potuto portarli ad identificare una volta per tutte chi fossero i colpevoli di questa scomparsa. La strategia della polizia è stata che aveva il sospetto che qualcosa fosse successo a questo osto, tuttavia dal momento che c'erano così tante persone che lo odiavano a tal punto, ha detto: prima o poi magari ci arriverà una soffiata o qualcuno si lascerà scappare magari qualche indizio che ci potrebbe portare alla risoluzione di questo caso. E infatti così è stato. La polizia infatti verrà a scoprire che la moglie di questo osto quel giorno proprio fatidico è andata a portare, avete presente, una specie di valigia dove vengono messi gli abiti quando ci sono i cambi? Ecco, proprio una di quelle l'ha portata all'interno di questo club dove lavorava lui a Hachioji. In più arriverà anche una telefonata il cui interlocutore affermava che il corpo di Tsuchida Masamichi è stato portato a casa di Abe. A questo punto la polizia nota alcuni particolari di cui non si era resa conto. Per esempio, l'acqua nella casa di Abe era triplicato in quel mese in cui sono avvenuti i fatti. Piccolo dettaglio: Abe non viveva da solo, ma assieme alla moglie e al padre. E beh, moglie che però poi in seguito è diventata la sua ex moglie. Inoltre, subito dopo la scomparsa di questo osto, Genji aveva comprato una grossa quantità di soda caustica commerciale. A questo punto la polizia va alla casa di Abe e inizia a fare delle ricerche. A casa di Abe la polizia inizierà a controllare molto e molto bene il bagno, perché a quel punto era venuto il dubbio che magari i due avessero sciolto il corpo con la soda caustica,
Tuttavia non trovano niente. Nella casa tutto quello che riusciranno a trovare, che sembrava un po' strano, era una vite di 4 mm di lunghezza. E quella vite non era stata corrosa dall'acido perché era in titano. Ed era una di quelle vite che venivano utilizzate, avete presente, quando si fa dell'impiantistica, quando diciamo si impianta un dente. Ecco, era proprio una di quelle viti. A questo punto, partendo da quella vite, la polizia ha dovuto vedere se effettivamente Tsuchida Masamichi avesse o meno fatto questo tipo di intervento dentale. La polizia, dal momento che sulla vite non c'era nessun numero seriale o niente, scopre tuttavia che quel tipo di vite per l'impiantistica dentale era stato venduto in Giappone solo per 599 pezzi. E a questo punto la polizia che fa? Si decide di mettersi in contatto con tutti i dentisti che avevano comprato o utilizzato questa tipologia di impianti, finché non hanno finito per trovare quello che ha confermato che aveva messo un dente finto a Tsuchida Masamichi. A quel punto la polizia ha finalmente la prova che è stato ucciso. La polizia procederà quindi con gli arresti. Qua c'è una piccolo schema che vi riassume un filino chi erano le persone coinvolte in questo assassinio. In cima, sopra, potete vedere appunto Tsuchida, che all'epoca dei fatti appunto aveva 43 anni, e subito sotto vedete un uomo con i capelli biondi, che era quello con cui aveva in cogestione il locale a Hachioji, appunto Genchi e Ichiro. Tutto sulla sinistra possiamo trovare un suo amico, che probabilmente è la persona che gli ha anche procurato la pistola. Poi, andando verso destra, c'è Abe Takuya, quell'altro osto, quello che vi dicevo, 26enne, e la figura azzurra senza volto è il padre, 59enne. Sotto la figura del padre c'è poi la foto della moglie di Abe, che all'epoca aveva 31 anni. Sotto sulla sinistra poi ci sono l'ex moglie e la sorella minore di Genchi, che tuttavia penso siano state fermate solamente perché erano al corrente dei fatti, e poi non è che hanno avuto chissà che ripercussioni, tant'è che non sono state nemmeno portate in tribunale, e saranno 5 le persone che finiranno davanti ai giudici, questi all'interno di questo riquadro, insomma, rosa. Il processo si aprirà il 18 settembre del 2013. Tuttavia, a dicembre, Kenichi si suiciderà in cella con un paio di calze, prima appunto della fine del processo e della sentenza. Saranno poi quindi Abe, il padre e gli altri testimoni che porteranno alla luce quanto è successo e soprattutto le motivazioni dietro questa uccisione. La polizia aveva già immaginato dove era avvenuto l'assassinio dello club, appunto il Balikan. Tsuchida è andato lì e quando questo host era stato chiamato, all'interno c'erano solo Eiichiro e Abe, che era appunto un host che lavorava lì. Entrambe queste due persone avevano un grande rancore nei confronti di Tsuchida, e ci sarà anche la testimonianza poi della moglie che dirà che suo marito andava sempre con il viso gonfio di cazzotti, dalle botte, veniva maltrattato all'interno di questo host club e veniva usato come un vero e proprio schiavo, e che tra l'altro non aveva mai giorni di vacanze. Lo so che questo da fuori, questo lavoro può sembrare anche quasi divertente, cioè cosa devi fare? Devi solamente bere con delle ragazze, anche molto spesso attraenti, quanto sarà difficile, ma immaginatevelo farlo notte dopo notte, dalle 6 di sera fino alle 5 di mattina, e se voi non siete comunque tra i primi di quell'host club non guadagnerete chissà che cifre e finirete solamente per sedervi ai tavoli di altri host e fare da help, perché c'è una grande divisione quasi proprio a caste, cioè se siete degli host di successo arriveranno delle clienti che vi faranno shimei e quindi vorranno voi come host, e in quel caso guadagnerete un bel po' di soldi, ma ci sono anche molte situazioni in cui magari non ci sono nessun cliente che viene per voi e invece c'è un host, come in questo caso probabilmente questo Tsuchida, che è molto famoso, ha tantissimi clienti, e quindi magari in quella sera ci sono 10 clienti e ci sono 10 tavoli, quindi ci saranno 10 tavoli occupati da 10 suoi clienti che vanno e vengono di continuo, magari ne continueranno ad arrivare, quindi lui non può essere seduto a tutti i tavoli contemporaneamente, quindi molto spesso lui si siede a un tavolo e poi se ne siede un altro un po' a rotazione, e nel mentre
ci sarà sempre un help seduto dall'altra parte del tavolo che continua ad intrattenere questa ragazza che molto probabilmente sarà scocciata perché lei è venuta solamente per parlare con l'host che le interessava. E magari quando l'host si va poi a sedere, l'host si siede vicino alla cliente, quindi da questa parte del tavolo, mentre il help dall'altra parte del tavolo. E spesso l'host, praticamente per far divertire anche un po' la ragazza e farle spendere più soldi, ordina tante bottiglie che però lui, capite, se c'ha 20 clienti non può versarsele tutte, e quindi magari costringe il help, quel tipo che lo aiuta, a bere in continuazione per poter far guadagnare di più. Però non è che se lui fa guadagnare di più questo ragazzo guadagna di più. Quello che ci guadagna sempre è sempre l'host principale, l'host che riceve la shimei, quindi che riceve la prenotazione specifica, diciamo. E quindi immaginatevi come si possano creare delle brutte dinamiche, anche perché comunque l'host magari che è super richiesto si sente come un imperatore, tant'è che è stato proprio il nome che lui stesso si è dato, invece lo help che si sente proprio più che help, proprio come una persona inutile che viene sfruttata. Quindi è facile che si sentano tutti questi rancori, e secondo me forse è questo quello che è successo in questo caso. Abby stesso tra l'altro dirà che quando magari faceva degli sbagli o c'era un qualsiasi svista da parte sua, Tsuchida non solo gli dava dei pugni ma anche lo faceva magari fare a botte con gli altri host, oppure gli tirava in testa i microfoni dei karaoke, i portaceneri, lo facevano ballare nudo, lo prendevano in giro o gli scrivevano sul viso cose come sei uno stupido, non vali niente, o addirittura arrivava persino a urinargli in testa, non una volta ma più e più volte. E tra le altre cose, questo la polizia lo aveva anche scoperto, Tsuchida un giorno che c'era poca gente e c'erano pochi clienti, aveva mandato appunto questo Abe alla stazione a portare su nuovi clienti, ad adescare delle possibili prede. Pratica che era in voga in passato ma adesso è stata proibita comunque dalla polizia. E comunque in ogni caso, anche se era illegale, e appunto questo Abe era stato costretto a ciò, e era stata data una specie di pena a questo locale che è stato costretto a chiudere per un determinato lasso di tempo. Tsuchida, come potrete immaginare, è andato su tutte le furie e si è presentato a casa di Abe dicendogli che lui adesso avrebbe dovuto pagare 10 milioni di yen, come una cosa come 80.000 euro, appunto per i danni, per poter rimodernare il negozio e per coprire le spese del fatto che il locale ha dovuto chiudere. Tra le altre cose, anche il cogestore Kenji aveva un grandissimo rancore nei confronti di questo Tsuchida, perché lui andava e veniva e non è che fosse sempre presente in quel locale, anzi, quando andava era solo o per prendere soldi o per picchiare qualcuno o perché voleva qualcosa, e tra l'altro finiva anche per prendersi molto più della parte che gli era dovuta, togliendola di fatta a Genji, il suo collega cogestore. E in più gli diceva che magari questo Genji doveva pagare questa multa perché magari i dipendenti non avevano fatto così, cos'ha, e quindi capite, era sempre a svantaggio del suo collega, diciamo. E quindi potete capire come alla lunga questo Genji si era molto e molto stancato. A questo punto, quando questo Genji ha visto il problema che aveva questo Abe, alla luce anche di questo grosso debito che doveva saldare di 10 milioni di yen, Genji gli ha suggerito appunto questo piano, e è stato proprio lui che quindi ha escogitato un modo per liberarsi di questo Tsuchida. Infatti si è procurato la pistola e poi ha detto a Abe di comportarsi in questo modo, che se lo avesse fatto fuori, se avesse fatto fuori Tsuchida, non solo non avrebbe più dovuto pagare quei debiti, ma in più gli sarebbe stata anche data una parte del locale, una specie di bonus. E quindi praticamente ha fatto fare tutto a questo Abe, che ha sparato nel cuore e poi nell'occhio di Tsuchida, uccidendolo. Successivamente hanno portato il corpo a casa di suo padre, poi ha smaltito il corpo, quindi sostanzialmente Genji è stato la mente e Abe il braccio, che in ogni caso ricordiamoci che adesso che diciamo erano venute fuori tutte queste notizie, lui si era già suicidato. Ma voi immaginatevi Abe che si è trovato con questo corpo in casa, che ha dovuto fare a pezzi, smaltire e poi anche sciogliere nell'acido che gli aveva procurato Genji, tutto sotto gli occhi sia della moglie, poi diventata in seguito ex moglie, e anche del
padre. Ha anche comprato delle grosse pentole dove poi ha messo i vari pezzi del cadavere, che le ha messi a bollire appunto con dell'acqua. E nel mentre lui aveva detto alla moglie di portare appunto il padre a bere, sperando che magari nel giro di qualche ora tutte queste carni si sarebbero sciolte. E invece ha finito per impiegare molto più tempo di quello che aveva immaginato. Tant'è che quando il padre è rientrato a casa, lo ha trovato in cucina mentre stava bollendo questo essere umano. Il padre all'inizio non sapeva assolutamente che fare e, arrivato a quel punto, non ha neanche voluto chiamare la polizia. Ma ci ha pensato un po', è stato lì, non era sicuro su da farsi, ma quando ha visto che la mattina dopo ancora non aveva finito il lavoro, si è addirittura offerto a suo figlio di aiutarlo. E sono riusciti quindi alla fine a sciogliere tutta la carne, le cartilagini e gli organi interni, li hanno frullati e buttati via nello scarico del bagno, e anche le ossa che erano rimaste ancora intatte le hanno fatte tutte a pezzettini. E il padre ha detto di organizzare un barbecue: ci portiamo questo, queste ossa triturate e facciamo questo appunto barbecue, così la gente non sospetta, e poi al termine buttiamo queste ossa nel fiume, che così la gente manco penserà male. E quindi alla fine credevano appunto di essersene liberate del tutto, di aver compiuto appunto questo delitto perfetto, senza però sapere che questo suicida aveva questo dente in titano che è rimasta intatta e è rimasta all'interno del sistema di drenaggio dell'acqua, dove poi verrà recuperata dalla polizia e da lì appunto inizierà le indagini e arriverà a capire che cosa era successo proprio a questo corpo, riuscendo così a mettere tutti i pezzi del puzzle insieme. Il padre era abbastanza sconvolto nella deposizione e tutto, però hanno notato i giudici che si è comportato così non tanto perché fosse una cattiva persona, sebbene avesse dovuto denunciarlo, però potrete immaginare come, essendo suo figlio, anche il suo unico figlio, probabilmente non se l'è sentita e l'ha aiutato, e per questo motivo gli hanno dato una pena che poi gli è stata anche ridotta e quindi non ha fatto tantissimi anni di carcere. Per quanto riguarda Abe invece è stato condannato a 20 anni di reclusione. Ebbene, questa è la fine di questo caso, di questo delitto quasi perfetto, che però all'ultimo sono riusciti a risolvere. Io, ragazzi, sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi di questo caso. È un caso abbastanza complicato perché ovviamente c'è, questo suicida non era per niente una brava persona. Sapete, quando una persona viene a mancare si viene sempre a dire: oh, che buona persona che era. Ecco, questo non era assolutamente il caso, però si meritava davvero questa fine. Non lo so, non penso che nessuno si meriti una fine del genere, però sicuramente ci sarebbero stati degli altri modi magari per cui avrebbero potuto fermarlo, però si sa, quando si è in questi mondi degli host club eccetera, c'è sempre questa gray zone che è al limite appunto tra ciò che è legale e ciò che non è legale, e forse è stato proprio per questo motivo che Abe, anche se veniva trattato in quel modo, non ha mai chiesto aiuto e quindi ha finito per appunto ridursi in questo stato. Mi spiace veramente tanto anche per il fatto che lui è stato praticamente manipolato da una parte da Tsuchida, secondo me, e dall'altra anche da il collaboratore di questo osto con cui aveva questo locale in cogestione, che nemmeno si è presentato al processo praticamente, perché nel bel mezzo si è tolto la vita. Ho trovato un gesto abbastanza codardo, anche perché se c'erano così tante persone che odiavano questo suicida, probabilmente ci sarebbero state tante persone anche che magari si sarebbero fatte avanti, non lo so, in qualche modo. Sarei veramente curioso di sapere che cosa... sarei stato curioso di sapere anche che cosa ne pensasse lui di tutto questo caso e la sua testimonianza, per capire anche dal suo punto di vista il perché abbia agito in questo modo, perché praticamente abbiamo solamente la testimonianza di Abe, mentre l'altra la possiamo soltanto ricostruire attraverso testimonianze di altre persone che lavoravano in quel locale e determinati fatti che si sono sviluppati in questa brutta faccenda. Io spero davvero che questo caso vi sia piaciuto. Fate un estremo saluto a questa casa, perché ci rivedremo, non so se già nel prossimo video, ma comunque a breve, perché ho dei video che ho già girato che ancora non sono usciti. In ogni caso, ci vedremo presto nella nuova location. Io vi saluto e spero di vedervi presto, e grazie davvero tantissimo per aver scelto di vedere questo video. Un saluto da Seba, ciao.
calare.